Beh, sicuramente sì, c'è uno spazio politico importante che noi avevamo già deciso di occupare, perché c'è bisogno in questo paese di un partito riformista, liberale, popolare, e quindi si procede con maggiore chiarezza. E si dialogherà anche con il PD e con i 5 Stelle? Il campo largo è possibile con il PD e con i 5 Stelle? L'abbiamo sempre detto con chiarezza che di spazio di dialogo ce ne noi vedo veramente poco. Con il resto in Parlamento noi dialoghiamo dal punto di vista dei contenuti e delle proposte. Andremo sui temi, non ci sono alleanze per interesse, c'è solo la volontà di andare avanti portando in Parlamento le nostre proposte, che devono essere improntate alla cultura riformista, liberale e popolare. Un PD radicale? Troppo radicale questo a guida Schlein? Un PD che ha scelto, diciamo, la strada del populismo di sinistra, del partito della ZTL, ma noi avevamo deciso da prima di avere un percorso autonomo, di centro, riformista, liberale, e continueremo su questa strada con grande determinazione. Immagino, diciamo, che con questa scelta di Elly Schlein ci sia uno spazio ancora più ampio, che comunque c'era anche prima, e il nostro percorso era tracciato da prima. Vedete scissioni nel PD, sul fronte PD? Ma non. I riformisti vi chiamano? Non siamo assolutamente nella condizione di poter dire se ci saranno scissioni o no. Io penso che ci sarà un popolo riformista che si ribellerà ad un'impostazione così schiacciata verso il Movimento 5 Stelle e che naturalmente guarderà noi come interlocutore. Non ci interessano le classi dirigenti, ci interessano i voti, i cittadini, le proposte concrete. Questo è l'essere, diciamo così, un partito moderno.